Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta cuor di pera. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pere tagliate a dadini, miele, zucchero, burro, uova, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, succo di pera, scorza di limone e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo il burro, e lo facciamo sciogliere per un minuto, 50 gradi, velocità 1. Aggiungiamo le pere. E azioniamo il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il miele. E continuiamo la cottura per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Trasferiamo il composto in una ciotola capiente. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, mettere nel boccale il burro, ed azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 4. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo lo zucchero messo da parte ed azioniamo il bimby per altri 3 minuti a velocità 4. Con le lame in movimento a velocità 4, adesso aggiungeremo le uova. La farina. Il lievito, la vanillina e il succo di pera. Posizioniamo il misurino e azioniamo il bimby per altri 30 secondi a velocità 4. Il composto è pronto?
trasferiamola nella ciotola con le pere. Ed amalgamiamo delicatamente con una spatola. Trasferiamo il composto in uno stampo con apertura a cerniera ben imburrato e infarinato del diametro di 26 cm circa. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta cuor di pere. Grazie e alla prossima ricetta!